Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura l'incredibile e bella notizia del ritrovamento in vita dell'escursionista Giampaolo Baggio, 31 anni, disperso da una settimana sul monte Matajur nel comune di Pulfero. Il ragazzo originario di Prestento di Torreano è stato avvistato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi in un ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma. Il 31enne si trovava a un centinaio di metri di distanza dall'itinerario della ferrata ed è stato recuperato mentre si trovava in un profondo canalone. Baggio era molto provato, in condizioni discrete e anche molto disidratato. E siamo riusciti a contattare telefonicamente proprio lui, Giampaolo Baggio, mentre si trovava nel pronto soccorso di Udine. Sentiamo l'intervista. Ma allora io sono partito per fare la ferrata del rifugio Matajur. Poi l'ho fatta scendendo dal rifugio Pelliccio. E tornando giù, non mi ricordo se era la tratta 10 o 12, a un certo punto non riuscivo più a trovare il pezzo successivo, quindi non riuscivo neanche a ritornare dove ero, quindi io sono andato avanti e niente, dopo un po' mi sono scivolato giù in questo canalone dove non riuscivo più ad andare nessuno giù, perché sono dovuto rimanere lì fino a oggi, quindi niente, è successo questo. Se come sei riuscito a sopravvivere? Insomma, una settimana c'era una specie di rigagnolo con una pozza d'acqua, un po' sporco, però non si riusciva a bere. E comunque per il resto non ho mai perso la pazienza. Ecco. E la notte come la trascorrevi? Ma la notte era, ecco, il freddo era un problema. E mi coprivo con le foglie secche. Mi coprivo con le foglie secche. Hai avuto tanta paura? Hai mai avuto perso le speranze? A un certo punto? No, paura non ho mai avuto, non ho mai perso le speranze che qualcuno mi ritrovasse. Ho sentito anche la vicinanza sia degli amici che dei colleghi che dei compaesani, di tutti. Vedevi gli elicotteri volare? Sì, vedevo gli elicotteri volare anche vicino a me, infatti mi chiedevo perché non li avessero visto fino adesso, perché sono passati anche molto vicini. Tu ti sbracciavi, facevi in qualche modo? Esatto, mi sbracciavo, però non mi vedevano, fino ad oggi non mi avevano visto. È strano, perché mi sono passati anche molto vicino. Non ero allo stremo, per dire, anche perché non ero sotto il sole, cocente, quindi ero un posto abbastanza in ombra. E mangiare niente? No, non ho mangiato niente finora. Avevo pranzato a rifugio venendo su e poi non avevo più mangiato. Quando hai visto l'elicottero finalmente che è arrivato, ti hanno rintracciato, quando l'hai visto, cosa hai pensato? Sì, non sapevo se piangere o c'è veramente un'emozione unica, però lo sapevo che sarebbe successo, ero sicuro. Quando hai visto i tuoi genitori, cosa ti hanno detto? Che gli ho fatto perdere 10 anni di vita praticamente. Andrai a fare di nuovo qualche escursione? Sì, però adesso sicuramente starò più attento, sicuramente. Per 7 giorni sono stati impegnati nella ricerca centinaia di persone, tra tecnici del soccorso alpino, vigili del fuoco, guardie di finanza e carabinieri alla ricerca di Giampaolo Baggio. Supporto anche dai soccorritori della Slovenia sul versante sloveno. Per giorni sono stati impiegati 2 elicotteri, anche droni dal Veneto. Sentiamo la testimonianza del capo dei soccorritori. Siamo partiti con la ricerca ancora domenica, ma con nessun risultato. La ricerca avrebbero dovuto terminare ieri, ma dalle ricerche fatte mancavano dei punti. Ieri abbiamo fatto un'indagine sul computer del lavoro. Aveva scaricato una traccia da Google che a noi è servita come punto di ripartenza per capire che lui, se aveva scaricato una traccia, doveva essere lì, doveva essere in quel punto, e abbiamo cercato di appunto battere queste zone, zone molto impervie. Ho chiesto l'ausilio del Drago, che è l'elicottero che è a Venezia, il nostro 139, che è dotato di vericello. Infatti abbiamo fatto delle vericellate di circa 35 metri. È stato individuato su una cingia, caduto appunto dalla ferrata via Palma. Si era staccato dalla ferrata in quanto non aveva i segnali buoni per poter procedere a
all'avanzamento. Questo gli ha costato un scivolone, è andato giù a valle, non poteva né salire né scendere, lo zaino lo aveva perso, quindi era diversi metri più basso. Comunque questo ci insegna che 7 giorni non sono da poter dire la persona non è più viva. Lo avete sentito quindi dal capo dei soccorritori, nei giorni scorsi si era anche ipotizzato di sospendere proprio oggi le ricerche, decisione poi prorogata e fortunatamente una decisione determinante secondo il sindaco Camillo Melissa di Pulfero. A ringraziare la task force, pubblicamente anche il sindaco di Gonarse Ivan Boemo, paese dove vive attualmente la famiglia Baggio. Sentiamo però il primo cittadino di Pulfero in questa telefonata. Una bellissima notizia che ha dell'incredibile, veramente io devo ringraziare a nome dell'amministrazione comunale ma di tutta la cittadinanza sia locale che regionale per questo grandissimo impegno che è stato veramente un impatto, tutti i soccorritori hanno fatto squadra, dai vigili del fuoco al soccorso alpino, ai volontari locali, oggi sono mobilitati anche i nostri cacciatori. Quando ormai le speranze erano, ridotte al lumicino, grazie alla determinazione del referente che seguiva le operazioni, che ha voluto anche oggi essere presente sul posto, mi sembra che si chiami Pittioni, che è del vigili del fuoco, hanno individuato questo crostone roccioso dove purtroppo questo escursionista era scivolato e non riusciva a risalire e a muoversi da questa posizione. Voltiamo pagina e tra gli 8 e i 10 milioni di euro la previsione dei danni per la bomba d'acqua, 220 mm di pioggia caduti negli giorni scorsi nella Val Tagliamento. La stima è stata fatta oggi al termine del sopralluogo in elicottero fatta dal vicepresidente della regione Riccardi sopra le zone più colpite dal territorio montano dal nubifragio del 29 giugno insieme ai sindaci di Forni di Sopra, Clout e Ertocasso. È impressionante constatare come la bomba d'acqua sia già stata inghiottita dalla siccità, affermato Riccardi. Prevederemo nei due programmi, il primo d'urgenza, il secondo stabilito di concerto con altre strutture regionali a partire dal servizio forestale. Ieri sera inoltre la Regione ha inviato la formale richiesta al Governo che il lunedì dovrebbe decidere lo stato di emergenza da crisi idrica. La cronaca, 3 statuette di epoca precolombiana sono state scoperte dai carabinieri durante la fiera di Pordenone Antiquaria del 2017, sono state restituite al Messico attraverso l'ambasciata di Roma e 2 persone sono state denunciate. Alberto Comisso. Erano state scovate nel 2017 tra i banchi di un esercente proveniente dal Lazio durante la fiera di Pordenone Antiquaria ed erano state immediatamente sequestrate in qualità di reperti di natura archeologica. I carabinieri tutela patrimonio culturale di Udine hanno consegnato ieri all'ambasciata del Messico a Roma 3 statuette realizzate in terracotta di epoca precolombiana delle civiltà Maya e Remoyadas. La restituzione è il frutto di un'indagine condotta dai militari durante i controlli svolti nel 2017 a Pordenone. Gli accertamenti coordinati dalla procura hanno consentito di sequestrare a carico di un privato residente a Verona ritenuto in buona fede il terzo manufatto che aveva acquistato proprio nel corso della fiera ed individuare a Milano la persona da cui l'antiquario si era rifornito. L'operazione si è conclusa con la denuncia di 2 persone e l'assegnazione delle 3 statuine alle autorità messicane competenti che le avevano riconosciute come beni appartenenti al proprio patrimonio, rivendicandone la proprietà. Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.530 tamponi sono risultate positive 1.715 persone in aumento rispetto a ieri quando erano 1.558 i casi, 6 le persone in terapia intensiva, 157 quelle in altri reparti, nessun decesso. Sono iniziati oggi i saldi estivi che dureranno fino al 30 settembre, attese non deluse, c'era tanta gente in piazza oggi a Udine. Saldi. No, dobbiamo ancora iniziare, infatti stiamo andando, abbiamo un appuntamento alle 11. Ma ci sono i soldi? Allora, si cerca di accorciare, però ci sono i periodi come questi dove tutto l'anno si risparmia e quindi si spende in questo momento. Sì, è conveniente, abbiamo preso delle cose che avevamo visto l'altra settimana, vestitini per usare ogni giorno. Che ha senso fare i saldi ancora? Ma a noi sembra di sì. Tutta roba presa per te? Sì. Cerchiamo di quando troviamo prendiamo. Conviene per forza di cose. Ho preso qualcosa di particolare? Un paio di pantaloni per andare al lavoro. Okay.
l'essenziale, ecco, non si spende. Quanto spenderai per i saldi quest'anno? Ma spero il meno possibile, il meno possibile. No, no, non voglio spendere tanto, devo tenere da parte per le ferie. Un uomo che fa i saldi, che va a prendere vestiti. Ti sei appena maturato? Sì, sì. Ti ho fatto un regalo? No, è sua. Faccio il portantino io. Senti, ma si spende tanto per i saldi oppure si cerca di tenere per le proprie ferie? Cerca di tenere, ovviamente. I soldi ci sono? Sì, qualcosina, non tanti, per uscire da scuola, però. Ferie oppure saldi? No, no. Meglio andare a lavorare. Cosa hai preso? Un regalo per un amico. Quindi il saldo momento giusto. Saldo momento perfetto, sì, per i regali e anche un po' per rimodernare il proprio guardaroba. Ti prenderai qualcosa anche per te? Sì, certo, camicie. Avanzano un po' di soldi, ma meno rispetto agli scorsi anni. Ambulante di Pordenone sul piede di guerra, a breve entrerà in vigore la normativa al Bolkestein che metterà in discussione le loro licenze per quanto riguarda gli stalli del mercato. Il vice sindaco assicura che ha una storicità, non verrà toccato. Ambulanti del mercato di Pordenone in rivolta, serpeggiano tra di loro malcontento e molta preoccupazione dal momento che da quando entrerà a tutti gli effetti in vigore la normativa Bolkestein nessuno di loro avrà più la garanzia di avere uno stallo a disposizione. Non siamo sicuri di poter lavorare, continuare a lavorare, quindi conseguentemente molti, e sento molti di miei colleghi che dicono che sarà anche difficile investire in qualcosa dove non sei sicuro di poterci lavorare. Ci sarà una destabilizzazione bella e importante. Sappiamo che sarà un disastro totale perché per noi è una cosa, è uno tsunami. Praticamente vengono tolte tutte le certezze del nostro lavoro e non sappiamo cosa andremo a fare. Insomma, non, di preciso non sappiamo nulla. Sappiamo solamente che da sera a mattina si possono dire tu non vieni più a lavorare o non hai più il diritto di lavorare. Il vice sindaco Emanuele Loperfido ha voluto dare tutte le rassicurazioni del caso. Coloro i quali hanno avuto una presenza, conoscono il mercato, hanno sempre rispettato le regole, saranno sicuramente tra i benvenuti all'interno di questo nuovo mercato. Faremo anche di più, cercheremo di dare molta comunicazione per dare visibilità alla nuova conformazione del mercato. Coinvolgere le imprese del territorio per realizzare il progetto di riqualificazione dell'ex Dormish a Udine. La proposta arriva da Lance Udine, esattamente dalla presidente Angela Martina, che plaude l'iniziativa presentata dal gruppo Daniele, però chiede anche di prendere in considerazione per l'affidamento dei lavori le aziende del comparto delle costruzioni del territorio. Non mi riferisco soltanto alle imprese edili, afferma Martina, ma all'intera filiera delle costruzioni del Friuli, che è sicuramente in grado di offrire competenze adeguate per quanto riguarda fornitura dei materiali, realizzazione delle opere edili, impiantistica. Anziani sempre più vittime di truffe e raggiri, ma davanti alle chiese per difendere i fedeli a Cordenons, Porcia e Zoppola arriva la Polizia di Stato. Sentiamo. Attenti alle truffe, debutta domani, domenica 3 luglio, l'iniziativa di prossimità della Polizia di Stato con personale della Questura di Pordenone che sarà presente all'esterno di alcune chiese dei comuni di Cordenons, Zoppola e Porcia. Un'occasione per illustrare ai cittadini le tecniche più utilizzate dai truffatori per aggirare le vittime, soprattutto gli anziani. Un fenomeno odioso contro il quale le forze dell'ordine, in collaborazione con la diocesi di Concordia Pordenone e le amministrazioni comunali, hanno deciso di mettere in campo qualsiasi tipo di iniziativa pur di marginalizzare truffe a cattonaggi e al contempo rendere consapevoli i cittadini dei rischi che incorrono. I consigli della polizia contenuti all'interno dell'opuscolo informativo Attenti alle truffe sono numerosi, eccone alcuni. Non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. Verificare sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano ad una porta. Non fermarsi mai per strada per dare ascolto a chi offre facili guadagni, chi chiede di poter controllare il denaro. E in caso di dubbio è sempre preferibile contattare il numero unico per le emergenze 112. Ed è iniziato alle 14 di oggi il Giova Beach Party con Lorenzo Cherubini, ovvero Giovanotti, che è arrivato sul palco. Circa 60.000 le persone che arriveranno in questi due giorni a Lignano Sabbia d'Oro, nella spiaggia Bell'Italia. I disagi ci sono stati inevitabilmente per le code e i controlli, ma lo stesso Giovanotti, quando è salito sul palco, si è scusato proprio con i suoi fans. Sentiamolo, sentiamo anche un pezzo della sua prima esibizione. Ciao ragazzi! Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Bello vedervi!
bello vedere che state entrando, mi dispiace per il ritardo nell'apertura degli ingressi, non è dipeso da noi ma dalle forze dell'ordine che hanno avuto bisogno di ulteriori controlli per la sicurezza e quindi insomma, però adesso siamo aperti, ci siamo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti! Tacito, non mi incapacito, mentre mi musico come uno storico, facendo un carico di un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da qui, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa schiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto, magari c'è già qualche manco, che dice dopo il magico troiano. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti, arrivederci. Thank you.